Le avventure di Pinocchio di Carlo Collotti Letto da Libri in pillole Capitolo 5 Pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata. Ma sul più bello la frittata gli vola via dalla finestra. Intanto cominciò a farsi notte, e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un'uggiolina allo stomaco, che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito nei ragazzi cammina presto, e, di fatti, dopo pochi minuti, l'appetito diventò fame, e la fame, dal vedere al non vedere, si convertì in una fame da lupi. Una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare, dove c'era una pentola che bolliva, e fece l'atto di scoperchiarla per vedere che cosa ci fosse dentro. Ma la pentola era dipinta sul muro. Immaginatevi come restò. Il suo naso, che era già lungo, gli diventò più lungo di almeno quattro dita. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po di pane, magari un po di pan secco, un crosterello, un osso avanzato al cane, un po di polenta muffita, una lisca di pesce, un nocciolo di ciliegia, insomma qualche cosa da masticare. Ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva e cresceva sempre, e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare, e faceva degli sbadigli così lunghi, che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo aver sbadigliato, sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora, piangendo e disperandosi, diceva. Il grillo parlante aveva ragione. Ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa. Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli. Oh, che brutta malattia che è la fame. Quando ecco, gli parve di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco, che somigliava tutto a un uovo di gallina. Spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo. Era un uovo davvero. La gioia del burattino è impossibile descriverla, bisogna sapersela figurare. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigerava quest'uovo fra le mani, e lo toccava e lo baciava, e baciandolo diceva E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata. No, è meglio cuocerlo nel piatto. O non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella? O se invece lo cuocessi a uso uovo da bere? No, la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto nel tegamino. Ho troppa voglia di mangiarmelo. Detto fatto, pose un tegamino sopra un caldano pieno di brace accesa. Messe nel tegamino, invece d'olio o di burro, un po d'acqua e, quando l'acqua principiò a fumare, tac spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro. Ma invece della chiara e del torlo, scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, disse. Mille grazie, signor Pinocchio, d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio. arrivederla eh? E stia bene e tanti saluti a casa. Ciò detto, distese le ali. E infilata la finestra che era aperta, se ne volò via perdita d'occhio. Il povero burattino rimase lì come incantato, con gli occhi fissi, la bocca aperta e coi gusci dell'uovo sempre in mano. Riavutosi peraltro dal primo sbigottimento, cominciò a piangere, a strillare, a battere i piedi in terra per la disperazione, e piangendo diceva... Eppure il grillo parlante aveva ragione se non fossi scappato di casa e se il mio mammo fosse qui, ora non mi troverei a morire di fame. <ride> eh, che brutta malattia che è la fame. E perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai, e non sapeva come fare a chetarlo, pensò di uscir di casa e di dare una scappata al paesello vicino, nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli facesse l'elemosina di un po' di pane.